è vicina la terra di lavoro, qualche branco di bufale e qualche mucchio di case tra piante di pomodoro, edere e povere palanche. Ogni tanto un fiumicello a pelo del terreno appare tra le branche degli olmi carichi di vini, nero come lo scuro. Dentro, nel treno che corre mezzo vuoto, il gelo autunnale vela il triste legno, gli stracci bagnati. Se fuori il paradiso, qui è il regno dei morti, passati da dolore a dolore senza averne sospetto. Nelle panche, nei corridoi, eccoli, con il mento sul petto, con le spalle contro lo schienale, con la bocca sopra un pezzetto di pane rotto, masticando male, misti ed oscuri come cani su un boccone rubato. E gli sale sugli zigomi un pietoso rossore, in cui nemica gli si scopre l'anima. Ma anche chi non mangia, le sue storie non dice al vicino attento, se lo guardi ti guarda con il cuore negli occhi, quasi con spavento, a dirti che non ha fatto nulla di male, che è un innocente. Una donnetta di fondi o aversa culla una creatura che dorme nel fondo di una vita di agnellino e la trastulla se questa si risveglia dal suo sonno, dicendo parole come il mondo nuove, con parole stanche come il mondo. Questa, se la osservi, non si muove, come una bestia che finge di essere morta. Si stringe dentro le sue povere vesti e con gli occhi nel vuoto ascolta la voce che a ogni istante le ricorda la sua povertà come una colpa. Poi, riprendendo a cullare, cieca, sorda, senza neanche accorgersene, sospira. Col piccolo viso scuro come torba, in un muto odore di ovile, un giovane accanto al finestrino, nemico, quasi non osando aprire la porta, dare noia al vicino. Guarda fisso la montagna, il cielo, le mani in tasca, il basco del malandrino sull'occhio. Non vede il forestiero, non vede niente, il colletto rialzato per freddo o per infido mistero di delinquente, di cane abbandonato. Sono anime che riempiono il mondo, come immagini fedeli e nude della sua storia, benché affondino in una storia che non è più nostra. Sono sempre stati per loro unica legge, odio servile e servile allegria. Eppure nei loro occhi si poteva leggere ormai un segno di diversa fame, scura come quella del pane, come quella necessaria. Una pura ombra che già prendeva nome di speranza, e quasi riacquistato all'uomo vedeva il meridione timida sulle sue greggi rassegnate di viventi. Ma ora, per queste anime segnate dal crepuscolo, per questo bivacco di intimiditi passeggeri, d'improvviso ogni interna luce, ogni atto di coscienza sembra cosa di ieri. Nemico è oggi questa donna che culla la sua creatura, e a questi neri contadini che non ne sanno nulla, chi muore perché sia salva in altre mani, in altre creature, la loro libertà. Gli è nemico chi straccia la bandiera come rossa di assassini, e gli è nemico chi fedele da bianchi assassini la difende. La luce che piove su queste anime è quella ancora del vecchio meridione, l'anima di questa terra e il vecchio fango. Si confondono la pioggia e il sole, in una gioia che è forse conservata, come una scheggia dell'altra storia non più nostra, in fondo al cuore di questi poveri viaggiatori, che sono vivi, soltanto vivi nel calore che fa più grande della storia la vita. Tu ti perdi nel paradiso interiore, e anche la tua pietà viene nemica. Terra di lavoro, 1956. Pierpaolo Pasolini. Yeah.
Era lì 100 volte, però si teneva tutto quanto.
d'andare a lavare Mangone. E la confusione, siamo partiti, siamo arrivati a Roma, i cannoni ancora venivano a passare confine, e chi che non sapeva che teneva a fare, i rifornimenti che aveva, insomma alla fine siamo perduti. Siamo perduti e Saustino che ci comandava che fa, se ne è scappato, hai pensato solo a scappare, di città da tutti scappare che qua rimane i francesi. Ma secondo te non ce n'era la fachezza. Il re allora che tenete a fare? Tenete a fare appello alla gente. Cercate di difendervi come lo potete difendere. E la gente si difese. Si difese, ma pure perché chi si quando arrivava facevano danni. Entravano nella casa della gente, si facevano in piedi. Si fregavano tutto quello che ci stava. Accedevano la gente. Diventavano le femmine. Davano fuoco alla casa. E poi, come avete immaginato questo? Voi siete visti i film, ma sembra, siete visti i francesi sempre con la bella divisa, tutto ordinato, tutto pulito, tutto sterato. E ma mica erano la CIA, che era gente che marciava notte e giorno, sotto la neve, sotto l'acqua, dormiva in terra. Le divise non esistevano più, erano cerenti, con coperta in guglie, cianciuna buttata ai piedi, non suo in capo. Tu pensa che la gente li scagnava per turche. Perché erano sentute raccontare dai nonni, dagli vecchi, da chissà chi, da quando prima arrivavano i pirati turchi, come li chiamavano, che si capiva la parola di quello che dicevano, entravano alla casa e si fregavano tutto, si accedevano la gente, e la gente chiamava turchi pure i francesi. In danno, stava l'esercito, era un sergente maggiore, ancora. E quando tutti gli scappa, 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 io sono cercato di fare quello che poteva fare, alla zona mia. E gli altri pure hanno cercato di fare quello che potevano fare, alla zona 6. Dalla Francia scriveva l'esercito, ma siete arrivati a Napoli. Dice no, ma siamo passati qua agli Abruzzi ci stanno i Sanniti. Ai Sanniti non gli piace la libertà, gli sono tutti brigati. Ehi, ma può essere? Tante terribili sono. Ehi, ma i sanniti sono sanniti, eh? E allora a chi va da parte? E a chi va da parte ci stanno gli altri, che chiamano fratello, che era lì, che era organizzato l'esercito, e a Dostevaino in passando. Dostevaino in passando. E mo ha raccontato tutto quello che succede a Europa, in danno, si mise in fieri. Ancora oggi non si sa tutto quello che è successo. Ogni tanto ne esce una roba, ci va la carta. E fu che alla fine i francesi se ne tenevano e siamo riusciti a rimandare. Ma le rimandate, non gli ufficiali dell'esercito, non chi comandava, non chi era messo a Napoli a fare il reggente che ci voleva dire ce la isse, non il re che se n'era scappato alla Sicilia. Gli siamo rimandati noi, che prima arriva povera gente. Dice, ma questa è povera gente, questa fa prima che niente. E mandando per il brutto, perché la gente fece prima che tutto. E alla fine rimandette lì che era l'esercito più potente dell'epoca. Senza armi, senza niente, che la prete, che la accette, che con fucile rammariate. Gli assieme comandati. E a comandare una delle due cose ci stava io. E come mi chiamano? Brigante fratello. Finite che io la... gli arresti ho detto, non era durata una. Non dovete neanche che non ho preso. Perché? È perdonato chi era tra me. Gli era io di francese. E si è scordato chi gli era aiutato. E questa non è stata bene. Si erano ascoltati pure a me, è vero, erano fatti con un nero, sì, erano fatti con un nero, ma io non ero stato zitto, non ero stato solo alla casa, non poteva parlare. Dice zitta, perché poi era fatta la pace di francese.
Dice, non si può dire che non siamo fatti, siamo ditta. No, ormai stanno tutti in pace. E quando erano venuti una volta, il 1806 però, chi è andato a trovare? Viene a rammariare tutti quelli che gli erano aiutati la prima volta. E ci stava pure il brigante fra diavolo, il brigante fra diavolo, che doveva combattere una volta. Gli è combattuto. Ma loro non c'era qualcosa che non funzionava, perché quando si arriva a vincere, mi hanno fermato. Perché? Stava qualcuno che non la raccontava io, a coloro un mese. Io stavo a vincere in Calabria e mi hanno fermato. Mi hanno richiamato in Sicilia e mi hanno mandato a Sora. A Sora la prima battaglia la sono vinciuta, la seconda la sono perduta. E mi sono dovuto a scappare. Ecco, alla fine mi acchiappano e mi condannano a morte. Mi condannano a morte, ancora mi ricordo che gli giorni, quando stava la brucca pronta, e gli francesi a me mi erano proposto pure questa chiesa, dice, ti danno le stesse grade, ti danno la stessa paia, ti danno tutto, tu vieni l'esercito nostro. Io dicevo no. Lasciamo una moglie, lasciamo il tuo figlio piccolo e mi arriva il Trabucco, perché nome deve essere nome, non può essere un pupazzo. Quando è giurato l'uno non si può cagnare come cagna i venti, quello non fa buono, io non lo so fatto. Ma morì un anno e a novembre 1806, logo in cima a chiedere Trabucco, se morette il colonnello Michele Arcangelo Pezza, duca di Cassano, se morette che gli vuole. Oggi non si ricorda più nessuno. Chi si ricorda il colonnello Michele Arcangelo Pezza? Chi si ricorda il duca di Cassano? Ma il brigante fra diavolo però si ricordano tutto quanto. E lo sapete perché ve lo ricordate? Perché il brigante fra diavolo siete voi. È l'anima di quella gente, è quello che riuscite a fare tanto, quando si è impegnata a fare quello che sapeva fare. E quella è la storia vostra. Perciò voi, 216 anni dopo, ancora state a pensare fra diavolo, perché lo sapete, dentro a voi ci sta fra diavolo, ci sta quella che è la vera storia vostra. E chi che la storia ve lo fa ascoltare? Oppure ve lo fa riportare in una maniera, state sicuri che a voi non vi va bene.
Io mi chiamo Eusebio Tacini. Una domanda di video. Ascista scritta la carta. Ci stanno dei monologhi femminili. Io non faccio legge però. Tutto quanto mi chiamano Seppuccio. Seppuccio la selva. Seppuccio la selva perché qua a Tosto una volta ci dicevano la selva palladina. La chiamavano selva, ma se vi vedete era manca una selva, era strepone, bandane, prete, negative. Io la famiglia mia che andava qua, mi mise questo prete, pasciarino con crana, gli arrivò a zappare la terra degli altri, allora ci arrangiarino con campato. Che si sono fatti questi nonni, le nonne, le cose mie. Ma oggi, questa terra, la siamo tutta ripulita, siamo levati la prete, la cosa, la siamo fatta con una terra a via Tonia. In una piazza di questa terra, moglie mia, per la prima volta, a tutta la storia della famiglia mia, sono tenuto una piazza di terra di proprietà, che è di me. Questa piazza di terra mi era del re nostro Bonanno, Ferdinando II. Venne qua e disse a tutto quanto chi abitava, dicevo fatiare, regolata la terra, facciata la terra buona, terra fatiatoria, e poi ognuno di voi gli tocca una piazza. Io lo c'era, mi ha toccato pure a me. Io sto qua, giù a sta terra, che è la mia, e fino a non sono stato buono. Fino a quando è arrivato, se cavolo scausagare, che poi chissà da dove viene, dice che viene dall'Ungheria, non si capisce niente di come parla. È roba seria. Mi sa che dalla mattina alla sera rimanisse, cuogliono, si portano tutte, dico, in tedesco sta zitta. Se prova a parlare, spara, accidi. Non accise più di qualcuno. E poi hanno messo certe leggi che non si capisce niente. Cioè, io vado a fare la mattina, non mi posso portare mai una pezza di pane a prezzo. Perché se mi porto una pezza di pane, dice che sto portando a mangiare il brigante. Togli il macino. E qua, mi sa sta terra, mi era fatta pure una camarta di strada. E certe volte l'estate mi c'è pure a dormire quando non si faceva tanto. Ma sono tutto da spallare. Perché diceva che la camarta poteva diventare il rifugio del brigante. Fosse un brigante. Io non sentivo parlare, ma non gliela visto mai, però mi voglio così come è successo. Stavo a fare altro, come a sempre, a un certo punto mi è sembrato che ero seduto in un ufficio. Sono seduto in un ufficio, ho salito a reggere, a retro, e ci stavano con 20 uomini, a cavallo, tutto armato. Dice il brigante, mannaggia la miseria, il brigante, allora esiste davvero questo brigante. Io ero andato bianco come non solo, dite, fino a oggi di scausa cane mi sono salvato, ma perché se non mi salvo? E chi glielo aveva detto che aveva paura? Adesso non avevo paura, non facevo niente. Io so cose in giottana, mi chiamano tutti i sergenti. Mi deve fare solo un piacere. Terei alla banca, la banca la seguo alla banca, ma sì, la banca lo sapeva, ce la chiama prima nuova, era una fonte rossa terra che stava vicina, che apparteneva chissà a una contessa, una cosa, e ci stavano guardiani che portavano danza tutt'isso, e noi andiamo prima alla banca. Dice, direi alla banca, direi a chi gli era male di guardiani, e gli direi che l'uomo mio è qua, vuole mangiare, gli danno mangiare 5 prosciutte e 10 pagnotte da parte. Che avessi della maniera. Io lo ci facevo. Io vado alla banca, io agli guardiani, che la guardiana mi ha detto la mia sopra sottile, la pagliotta alla pane, come mi rappresentivo io che la a Giordana. Dice, ma mannaggia la miseria, ma questo non ne capite niente ancora, lo vado a terra, e dille che sono ammalati almeno 10 prosciutte. E vinto pagnotta romana, vaglia loca, scannisse, scanni quella che ci sta assieme e gli do fuoco pure a tutti. E io lo sai che sono capace di fare.
Sì, a terra, come dicevo che sei guardiana. Ma letta tanta roba che ci volevano tre persone che portavano a Dosteva Cosme. Quando arrivavo in cima, Cosme, mi ha detto con dietro. E mi ha detto pure a me, la parasutta e la pagliotta arrivata. Poi, come era arrivata, erano sparite. Se ho visto che un giorno, non so come hanno fatto a sparire oggi. E lì la sardina si era fatta scura, che chi era risulta che aveva la pagliotta arrivata. Sparendo che non mi pareva nessuno, me la sono ridata a casa. In una volta tanto, tutti che gli mise ombre, si sono mangiati pure buono. Poi dice che è pregato, sono cattivo. A cui ci dice? Ed egli con la voce e con la mano li confortava e li salutava. Durò malato 4 mesi e 8 giorni, supportò amarezze, punte di ferro, con pazienza. I soldati tenevano i ceri e dissero: e lui è morto. E lui gli rispose: perché piangete? Io non mi dimenticherò. E alla regina: pregherò per te, per i figli, per il paese, per il papa, per i sudditi, amici e nemici, e anche per i peccatori. Sentendosi più male, disse: non credevo che la morte fosse così dolce. Muoio con piacere e senza rimorso. Poi aggiunse: non bramo già la morte come fine delle sofferenze, ma per unirmi al Signore. Egli stesso ordinò la messa e tutti i particolari del servizio sacro. A sentirsi mancare notò che gli si sudavano gli occhi, gli tintillavano le orecchie. Poco stante stese la mano alla croce dell'arcivescovo, l'altra porse alla regina il segno di addio, poi chinò il capo e finì. Era la domenica del 22 di maggio, dopo il meriggio, 1:10. Ci sto io. Dagli ultimi giorni di vita di Ferdinando II, narrati dallo storico napoletano Giacinto Desio. Io sono un napoletano, nato tra voi. Non ho respirato altra aria, non ho veduti altri paesi,
Non conosco altro suolo che il suolo natio. Tutte le mie affezioni sono dentro il regno. I vostri costumi sono i miei costumi, la vostra lingua, la mia lingua, le vostre ambizioni, mie ambizioni. Re Francesco II delle Due Sicilie, 1836-1894. Fu necessità salire sui monti a trovare la libertà. È quasi un anno che combattiamo, nudi, scalzi, senza pane, senza tetto, senza giacigli. Sotto i raggi cocenti del sole o frangenti dell'inferno, entrando in ospitali boschi sopra stelle lande, traversando fiumi senza ponti, traversando muraglie senza scale, affrontando inermi gli armati, conquistando con le braccia le carabine e i cannoni e strappando, pur sul piano campi di terra di lavoro, la vittoria a superbissimi nemici. No. Arriva l'ultima parola, mica lo capisco bene che le catene detta che la goccia è no, perché a me, mamma mia, ho imparato a leggere e a scrivere,
Perché noi stavamo alla selva. Io alla scuola non ci potevo vivere. E non ci potevo vivere. Essa invece c'era io alla scuola. E noi passavamo alla selva a fare la lena. Ci stavamo tutta assieme, buttata. Perché lo davamo noi. E a me si metteva una banda a scienza vicino a me. Un coppa le cosce dal bagno e quello mio stronzato. Sa ti avvicinate? Essa diceva e scriveva. Io diceva e essa diceva brava! E a così mi ha imparato a leggere e a scrivere. E a così ha giocato buono che resta coppa chi non vuole. Troppa cosa al sozzo ci ha già visto, no, con colpa. E non solo no, con colpa. Io però ero quasi una creatura. E un colpa non è che piaceva sempre, ci va via, con la mia lei, solo la prima settimana di settembre, quando eravamo alla messa con la Madonna di Lourdes. Andiamo là, ci facevamo la messa, e quando uscivamo là fuori, ci stavano le belle bancarelle, con le campanelle e le gocce, che le stavano fatte proprio buone. E se la volta proprio vicino alla bancarella, a dove ci stavano le belle meglio fatte. E la vedeva lì. Stava lì, fuori, capito? Lì. Vai dietro, a mimo fuori. Stava là. Io guardavo le campanelle. Questo guardava a me, guardavo le campanelle. Era prendito. Sì, dopo, dopo. Hanno solo loro, all'invieni, a così. Posto, cosa mi aggiunta? E dice, vado. Pigliate la campanella? Non dice quanto. Zaccio come e zaccio quando? No, capito, non dice. E me l'ha detta a me. E lei la campanella. E non ci ricerchi niente. Nessuna applicazione. A chiappare e Marietti. E Marietti addosso in un amico. Non face il mando scende passe. Provai a suonare la campanella e che la mi suonava. E guardiate l'amica me e ci dice: essa perché me l'hai chiamata? Perché non suona? E che la mi ricetta: vieni da sola, ci manca la batucchio, ciò che non fa. E ridevano. Io la vedete un poco curiosa che la. Ma è un po' di creatura, ma non capisceva niente. E dice che. E come ci mette che la parrucca? Tu ma da Francesca, chi glielo gli dà? Mi dà? E si smite? Io te, io te. E allora? La scuola di creatura c'era, però non è mai stata vergognosa. Allora chiedi la campanella e ti vicino a Francesco e ci dice tu. Tieni, fammela suonare. E tu io, una volta che sei la bacia, ci mettete gli abbadotti, ti vieni la campanella, tinto, tinto, e ti facete una risata. E io non ci capisci e mi chiedi con l'amico lei, che là, cos'è la prima volta che lì mi ha detto a Francesco. E poi, mi ritrovavo sempre a pressa. Mi ritrovavo a pressa a me quando era la fontana, via l'acqua. Mi ritrovavo a pressa quando era la forma alla valimagna. E mi ritrovavo a pressa, insomma, sia sempre a regalo di Francesco. Insomma, tutti quanti sapevano che la Rosina teneva un scuola a pressa. L'usanza nostra, alla selva, che lui si dice che faceva la lena, è che quando uno va in loro, secondo un altro, no? Pigliano su con giocca e lui mette innanzi la casa per la stagione. Bussa forte e il padre, a te la prima porta, vede lo giocca e dice: uè, chi ha giocato la mia? Allora, il momento che sarà una sposa un po' schiuso al vetro al muro della casa si fa coraggio, non mi riesce. Il padre lo guarda, se ci piace non ci riesce niente,
piglia il shock e si riposta per te e sull'altro. Sì, non ci piace, piglia il shock. Non un po' te, porta lì alla casa. Padre, il shock ti tengo alla casa. E la sera stessa, Francisco, una bella sfida. Ecco che bella mia casa ho venuto, dagli sospiri tuoi m'hanno chiamato. E così mi preparavo il matrimonio, facemmo tutto quello che avevamo fatto, poi ci siamo sposati. E io vivo alla casa di Francesco e noi cominciamo a faticare là, che si faticava le salarie e lì faceva quello che faceva essa e andiamo là e cominciai a guardare la lena e la mia non ci sono stato per essere che mi si facciava questo posto e voilà, un gettamente mi causava quello che faceva essa. Ma si valevano, però andavamo proprio buone. Avevamo due figli e Francesco era assai faticatore. Però quando avevamo venuto la lena, ma ci mandava sempre a me un quartino, ma la rigava fino a sempre, perché era una posta. E quando io ero là, Francesco diceva: no, vai tu, vai a fermare, ci voglio punti sotto il fino. E ci chiedevo io, e non mangio mai fatta fregare. E prendeva tutto lì, scappavamo proprio buono. Poi lui non si sentette calmo, l'ho resa a morte, e il figlio se n'era scappata, e non si capì più niente. E poi niente, un po' di lì, non mi si sciolta. Dice calma, fa qua, fa l'illusione, ma sta là, cioè ama difendere le cose nostre. E ci ricette che c'avamo mettere i fucili in mano, scoppetta. E noi ci mettiamo i fucili in mano. E noi siamo sempre tutti quanti, a uno che si chiamava di lavoro. Ci siamo tutti quanti appresi. Vediamo come si sparava coppa a chi bosco. Si sparava. E quando magna sapone manna in madrete. A chi piaceva buona? Poi, non ho capito che è successo. Che Francesco mio, che era un grande faticatore, una sparava la faticatore assai. Era diventata capitana, a me mi sa che mi pareva, pure adesso. Però, ha successo da un mese sciolotica. Ha cominciato a cambiare pensiero, perché qualcuno ci ha detto che aveva una sparta un po' da terra, a esso ci hanno dato un pezzo di terra che andava formando con pasciolino. E chi si è arrabbiato? Ma guarda mai, l'era faticata anche nella terra, quando sapeva il sangue che ci aveva cadato. E perché il pezzo di terra cominciate a scrivere tutti i nomi nostri, con pane foglio. E ci mettete pure da qualcuno che non ci piaceva da un maestro. E allora, incidente che accidente di Chiavone. E noi ci siamo trovati a scappare in sacchella serba e non abbiamo capito manco noi come. E da allora che noi sono 6 anni che scappiamo e spariamo ogni giorno. Perché solo così potremmo pensare a campare il giorno dopo. Un'unica brigantessa. Voi
chiamata Borosina. Paolino mio stava in cima alla montagna, a fontana fatta, insegna con gli uomini a Recchiavona. E noi eravamo a Pumisso e ci andavamo a sposare. Prima che succedeva poi tutto quello che dicevi, era per la cesata. E poi arrivato gli scaldacani di Magna Savona che lavoravano in giangra e allora fu una cesaglia ogni uomo era una cesaglia paurina mia e se la venne a scappare dopo la montagna perché gli volevano far partire sul dato e gli volevano mandare Dio sa dove e io allora passetti tu confine e se niente non è stato, andò gli usultati a terza faccia. E se mettete in segno a quei uomini, le chiamole che erano nella frega roba, e ogni uomo sparato era stupendato. E io mi faceva tutta la santa notte, un dare a
hanno scuse, zitta, zitta, senza farlo vedere. Ma portagliami un po' di domande e lui che cosa lo e alla scusa, ma faceva certe vie scomode. Ma talmente scomode che se non lo posso fare lui, ma manca di loro non lo poteva fare. E tanto teneva la forza io. E mi teneva busta a te, perché gli scalzo stavano tutti ammanchiati. E sparate, come vedevano nello sfregio, capite? E sparate nello scuppettare, chi era più, c'era lassato la pelle. Allora la senti la buona, dice la verità. Poi un brutto uomo. Mi trovi a tannanza di scalzo a che se era ammacchiata, quello non si metteva da mai. E se vede che Gattrune la fa partire, che gli fa non manca da mai. Oh, che divorza, si divorza buttando via quando c'ha lui. E allora mi ritrovi a Tannanza, una volta così. Reveva, parlava leggiato, pazziato, sai che cazzo stava la riccia. Erano quattro. E qua c'era uno che teneva a essere più comandante. Ma venetto vicino. E tutto che rideva, isso, parlava, rideva, e mi faceva segno con la mano. Che voleva fare qualcosa sosa, sicuramente. Io no, teneva una mazza, ma lo buttava sempre, sa, un pugnale, quello che chiamano matchwork. Me li buttava per scansare la frate e per mi accompagnare durante la saluta. E come si avvicinette. Lo faghetto che voleva fare, gli stucchietti, una mazzata fra capo e cuore, la siete scesa in terra. E poi mi girai e con i zitti a correre, correva, e non me ne fregava niente, sentivo le scomodate, ma mi schiava prendendo le orecchie, e spostavo la frate, ma io continuavo a correre. Non lo saggio quanto ha giocato, non lo saggio proprio. A un certo punto la vecchia è spremuta. E non lo saggio quanto tempo già c'è stata, ma poi. Quando mi ha detto, stavo arrivando a una casa a Santa Francesca. Mi erano già mani in braccio, perché mi era pigliata la scuola e non me ne ero manca accorta. E mi ha detto che mi era ritrovata svenuta vicino all'accampamento loro. Poi gli raccontato tutto quello che mi era successo. E loro cominciano a fare, sa come, sa come sono gli altri non la gente, no? Cominciano a raccontare, raccontando, le cose si fanno sempre più grosse. E così era asciutto che lì, a questo comandante, gli era proprio accesa. E che alcuni raccontava addirittura che lì era acceso il comandante, eppure l'ha detto i dolori, l'ha detto i risultati. E Paolino mio pure sedeva, si accontentava e raccontava, si accontentava e raccontava. E era così, insomma. Poi mi sono rovinato il braccio e finalmente ci ho detto scusate, io e Paolino. Chiavona, tra niente, si era morto. E lui ce ne scappetto, ma abbandonato. E poi nascette Pina, e poi nascette Lanuccia, e poi nascette Francesca, e poi nascette Giuazza. Quattro, basta. Quello che poi è successo, che gli scausa carne, gli magna sapona, si pigliettero tutto quello che hanno dovuto gli uregni, e poi si hanno dovuto pure lo Stato. E non c'è il turbo. Noi te trovavamo una paura, che Paolina che si divenivano a pigliare perché non era voluto di soldato e poi perché si era messa in segno un chiavone e io perché tenevo paura che qualcuno si era portata, che era chiamata la mazzata e il comandante. Però sia come sia, alla fine non ti cercherete nessuno. Forse perché chi
si adotta in un mondo. Si sente troppo rosso per se poter aiutare per lui povero zappatello come a noi. E meno male. Domenico Fuoco, Purino si è morto dal Repeglio Fuoco di Rio, 156 anni. Eppure ancora non si ricorda. Eppure non ricorda quello che succedeva in Dana. Non lo ricordo, ottobre 1860. Ma mandando ai paesi miei, chi era sergente degli eserciti in Dana. Tutto quanto è scritto Domenico Fuoco, spaccapietre di San Pietro Confine, cresciuto combattendo con i lupi. Tu pensa le scemenze che arrivano a scrivere. La verità è che sono militare, sono sempre stato militare, da quando sono tenuto l'età a fare. Intanto, ottobre 1860, io ero un sergente di esercito. Ma mandando ai paesi miei, San Pietro in fine, perché teneva a trovare i volontari. Francesco II si era deciso alla fine che si teneva a difendere, però si era deciso troppo tardi. Agli paesi miei, comandavano i signori, che da quando erano nate, erano fatte sempre quello che gli pareva, e volevano la libertà. Chissà che la libertà volevano. La libertà di fregare la terra alla povera gente. Che non era la libertà che volevano. In modo che la terra ci venderà. Sono padrone di tutta la terra. Tutta la terra sono sempre. E loro camminano a danza e rete. Fanno la mafia, tutta la parte. Finché non arrivi con la banda però. Quando arrivi con la banda, basta la scubettata alla campana, gli scappano tutto quanto. Come agli esorci quando vengono a Romagnani. Tanto però che faceva scappare a me. Teniva a scappare. Teniva a scappare. E allora veniva presa alla grancia. Il roppa appresso alla grancia non si vede appresso a Chiavone. Il roppa appresso a Chiavone non si vede appresso a Baccarone. Il roppa non si vede che Tristani. Il po' alla fine, siccome l'oca erano troppi alla cantare, non si faceva i giorni mai, ma si è fatta la banda mia. Io avevo 250 uomini. E che 250 uomini si è fatta la guerra. Si è fatta la guerra che è durata 10 anni. O la guerra può piacere su a chi non l'ha fatta mai. A me la guerra piano piano si è mangiata tutti i 250 uomini. La guerra mi ha ucciso un frate. La guerra mi ha ucciso una nipote. La guerra ci a far morire di fame mamma. E piano piano è da finire a cucire. Alla fine, dopo 10 anni di guerra, ci ritroviamo qua. 5 persone. Siamo rimasti 5. Il trama sta sotto a un barone che poi alla fine mi è pure messo parente. E chi gli rende a chi stanno, tutti chi stanno, ci hanno fornito sempre. Chi li chiamano i manutengoli? E sai quanti soldi si vanno a chi? Perché si fanno pagare. Si fanno pagare quando loro forniscono zoprovole, roba da mangiare, vestite, e se lo fanno pagare, cari, chi si è preso a mezzo tra chi? Mo' alla fine ci ha fatto fare pure un rapimento,
Oh, lui, i rapimenti facevamo pure prima, ma era sempre qualcuno che ce ne nascondeva qualcosa, però. Stavolta ci hanno fatto fare i rapimenti a due persone che non conosciamo per niente. E non lo sapevo. Sapevo, si maraviglia di chi? Il nuovo oramai non aveva più contatto, non sapevo più quello che sta succedendo a terra della pianura. E stavo qua giù, a sta volta, aspettare che lui ci mettesse un barone. Io ci arrivavo. Però mi sono fatto venire qua, sono fatto venire qui a terra, perché io le figlie non mi fido proprio per niente. Infatti, ma sera quando è arrivata, non mi piace più, cioè io sono detto tu a sera per me, per venire qua con me. Una cosa buona però l'ha fatta. È portato a mangiare. È portato un muro di aria di roba. E siamo mangiati buono, non per tanto tempo che non mangiavamo più. Io mi sono fatto pure una pari bicchiere di vino. E tengo a dire che alla fine si vino. Mi pare che mi è stimato. Mi pare che mi stanno a mancare la forza. E sia una cosa. Io sono capito che con Barone mi è fregato. Mi è fregato e mi sono morto. Ma io ci credo però, io mi vedo ancora tutta la parte, mi vedo come se fosse vivo. Io ce lo dico, dico con parole, tu te ne stai vita sciocca, ma si è ucciso proprio tu, ma può essere che andava a guardare, pensa che io sono vivo. Io guardo fuori dalla finestra e mi vedo a me, che sto loco, vivo. In tre volte che vado a sera, sotto il soccorso. Quando ti sentissi a correre che mi sentissi a me che ti voleva sparare con la pistola a mano. Ma tu te ne sei di sciocca completamente. Tu lo sei. Io mi sono morto. Ma si è ucciso proprio tu. Non può essere che te lo sei scordato. E tu, poi, ti stai d'orgoglio mio. Da che ci sono a me? Non vieni più perché quando vieni ti rendi piatto. Ma vieni a me. Ma vieni a me. E pensa che? Pensa che sono vivo, non posso essere vivo, ma sei ucciso. Io oggi, tu che tutti i soldi che ti sono dati, i soldi che ti hanno dato per cinema a me, te sei comprato tutta questa terra, questa montagna qua, è tutta roba tua. Io oggi sono venuto qua in cima a vedere la roba tua, però qua in cima. Ci hanno voluto portare in braccio perché non ce la fai più manca a camminare. Tu ti sei trovato via. Si è arrivato ieri e qua in cima a te te l'hanno raccontata che l'albero con voda aggredisce la gente, ma tu non sei visto mai, non sei visto mai l'albero la rossa in una chiesa che sa che ti stanno lì in faccia che sa quella. Te sa avvalancia il voglio, ce l'ha proprio che te. E quando ti è arrivato il voglio, tu la guardi in faccia e invita la faccia mia. Compare, freddo. Thank you.
perché io ho un amico meglio, che non riesco come a me. Però tutti quanti questi spilloni, sempre più lunghi. E ce ne ha preso una mano pure, e vedevamo sempre a chi ne teneva più lungo. E nonna ci diceva pure, Giudì, Carmè, mettetemi sempre sotto alla macchina, che non si può mai sapere. Perché non era una propria tempo buono di dire. Io. Ma c'è fatta grossa. E sono alla macchina per strada. Sono capitata. Ma quando la gente la separava, lasciava la macchina, lasciava me. Io ero proprio mio. E che li mostri, tenevano fuga che scompetta che sparavano tutto. Non li vedevano pure buono. E che scusa parte ce l'hanno rilassato in terra. Ma io li tenevano cani uno. Protano papà, protano papà, protano. E quando sparavano ci accedevano. Aiutami. Ce l'avevamo lungo. La vita. Ali vecchi, i creatori, si sparagnavano proprio a nessuno. E alla ferma ce l'avevamo tutto rosso. E come se diventavano pure un figlio. Noi eravamo creatori. E Carmelo, quando non gestì anche una routine, tutti quanti si erano saziati. E anche se non avresti ci rimaneva qualcosa per noi, che non la fame era pronta, che gli dubbi. E ci allontanava, sembra a noi, che impazziavamo, perché la sua macchina non voleva da più. Da lontano. Tu gli hai pensato una maniera, perché la gente nostra la conosceva tutta quanta. E niente, non li sapeva. E quindi venivano il naso, veniva sempre più un naso, e venivano, arrestavamo lui. E venivano, parlavano in giallo, noi non capivamo niente, però si capiva pure invece che mi volevano. E io e Carmela ci guardiamo più in faccia. Ci guardiamo in faccia e cominciamo a correre. E si curavano due. Io volevo io con Carmela, però Carmela gli era tutta andata via. E io cominciai a scappare, a correre. Sanno ma chi è questo vai? E ma che ti? Manza la cappella di San Michele. E mi fichi ti l'ha detta che se devo dire, se devo dire. E non mi piaceva sentire uno che arriveva mentre io te ne manco più usato per là. E mi facetti piccola piccola, mi ficcai dentro alla cappella. E andando spigolo, che era più piccolo di me, ci la senti tutta quanta. E dicetti, questo bocca. E andando a chiesa, sì, sempre da tre anni sono, i francesi ci facevano cosa, ma ci devono pure dentro a chiesa, pure andando santo a Cristo, sì, sempre da tre anni sono, sempre da cosa si fa, e chi lo sa che è da me, e un c'è sempre, lasciate, suie, le brother, da tutti, come una meta che magari non vuoi. E mi senti a girare la capa, chiudi si rileva e mi tirava i capelli e chiudi girava la capa. E girava sempre il chiudo e dicevo, perché sta capa non si sticca? Ma ci passo tutti i lunghi e secca e io me ne vado. E mentre riceva così, non dico
adesso. E ci ficcava, e ci girava sempre più, non so, ficcava mai davanti a uno. L'aveva attaccata a Bona, la sementa della guerra che sta dita in popolo mio. L'aveva attaccata a Bona, e a Dario, e vedi come crescemo, e il giro, e gira ancora. E Dio, e mi fermetti solo quando mi metto in testa. Brigandi ci fungerono chiamati perché strini strini erano soldati.
e che la guerra è un male di tempo fa, che quando ancora ce ne stesse da lontano. A femmina nostra, che era Michelina, si ritrovette in mezzo a sta rovina, a tutti gli sio, guerra chiamata, a guerra la facette e ci volette soldato. A essa, come volette mala sciorta, rattocchette pure se pria la morte, ma che la peggio, mala gente, venuta da scinto dove a farne scinto. 7 anni sono passate, 7 anni di fuoco, 7 anni di guerre scoppettate, montagne, paura, fame e freddo, e che stunda che si faceva stretta. Scortava la via e la ne scortava, e un tempo attraverso si arrivava. 30 agosto 1868, una mala sera che era già quasi notte, come succede spesso in questo mondo triste, giù da una davota serenetta a Cristo, che fa paziente non zico con Ponzio Pilato, la povera femmina non morette torturata. Quanto alla gente la non si scappa, quando è tanto sceglie sempre Barabba. Riorna presso, a piazza di Mignano, 4 morti che erano stati cristiani, rammendonerono in terra, per mostra. Una di queste era Michelina di Cesare Nostra. Nura in tutto e accesa malamente, senza manco lo scorno da favere alla gente. Tant'anni di tempo ne è passato male, che sta funghetta la morte della bella Ciuciara. Sì, sta ridendo. Sta ridendo il tuo giro. C'ha già una bestia stavolta. Io vedo una volta all'anno. Una volta all'anno. Sto volando una volta stessa. Che ce l'ha già spiato, come sta viva, io mi ci piglia. Capone, andate a piccirire l'emergenza, come sta fatto rossa? Sono 10 anni che sta alla Francia, sta con un loro giro, e sta là. Sicuramente sarà congiurato, e magari si mette a scuola da torno a casa, che va a fare questa schifozzetta? Che a me ancora mi chiamano Marietta del Lambo. Chi gli vada come diceva sempre da agli gamba di mamma. Isso faceva l'operaio Serena la fabbrica. Ma era la buona, ma la fabbrica l'hanno chiusa. Tutto quanto. E isso si è imparato a sbaglio con la vita. E sta disapparsa male, apparsa male. Ma là che la terra prima la terra di Eda per ci fa per tagliare il bosco, poi dopo che hanno tagliato il bosco ci hanno fatto lasciare il capo e poi hanno dato la fatica a casa. Allora mi ha faticato la prete e io ho questo non la fatica. Dica come? Ma chi mi vicino è un mio che si mette? Venette il mio vicino e il segretario comunale alla casa mia, 10 anni fa, e mangiava a mettere una cosa, un portetto, una carta, una ricetta, raga. Mi sa che la miseria avevamo un figlio che ci sta, perché se portavano i film, pure che erano poco piccolini, teneva solo 8 anni, che lui un giro si riusciva, si riesce adesso perché ci riesce a dormire un giorno suoi. Va bene. E quando si addormiva, me la aveva la maletta, la morte la cangotta. Si addormiva con me. Ma ci vedete che la maletta era bella, era bella, era buona. Perché la portava dentro la fragola dietro. E chiese. Spaventa si poteva fare a buona affaria, facendo firmare carte e mi ricette che cosa non la mamma.
che è buono che ci sta un poco. E... però a noi ci hanno lasciato un po' di soldi quando sono andati. E poi non è arrivato anche niente, ma non fa niente perché sicuramente figlio, ma io mi sto buono là. Certo, ogni tanto qualcuno dalla Francia tornato che io posto disca, sicca, un giornato. E devo manca parlare. E quando mi vedo mi sono male. Come se ne vedono tutti quanti i figli che stanno in cima alla parte. Eppure quando il mio vicino sta alle parti, dice, oh sì, ma no, che là ci stanno solo gli umani. Io non ci posso ir là a spiare a mio vicino perché ci stanno gli uomini. Però mio vicino sicuro gli ha dato il buono. Sicuro è stato buono, ma si è fatto uomo. Si è fatto uomo. E piglia una buona vaga, sicuramente. Abbiamo una bella casa, la francese. Ma ci vediamo bene. Non c'è spiato, ma il segretario comunale, ma chi gli si è mai dito? Pare che si è accattata. Ma terra rossa, e ci si è fatto pure una casa in coppa. E sa che la gente apparsa nano, Luisa. Ma chi dice che ci stanno a fare con la fatia? No, ma a chi la spianzata che sta vicino a me è perché quella è gigosa, madiosa e mi dice sempre chi si ci hanno portato la miseria ma continua a camminare con gli altri pazienti. Non è vero figlio, ma sta alla Francia e fatica la fabbrica di vetro. Si teneva le manicciole piccole e povere e Don Ciro dai tutti gli anni per mettere i soldi alla Madonna e la portava alla processione. E mo appena Don Ciro passa pure chi stanno io ci vado vicino e vediamo se non deve fare se ne va perché mo sono tanti anni che passa e io ci parlo. Ci parlo solo che ci piace in strada, in periodo buio. Come si è fatto il peggio? Si è fatto il peggio di mio padre. Mio padre l'ha vista. Ma viene il mare. E ci ha visto. Fino a lontano con la mano in là, bella. Può essere questa volta una fine allo scuro, perché quella che sta vicino a me dice sempre va. Non ci va a riconoscere la Madonna cancellisa fino a quando non c'è sta la luce. Quando la luce non c'è sta più, se la volta quando era pianta di me. Oh, libera me, domine me,
Francesco di Borbone è morto, cristianamente, in un piccolo paese alpino, rendendo a Dio l'anima tribolata ma serena. Giammai il principe sopportò le avversità della fortuna con la fermezza silenziosa e la dignità di Francesco II. Colui che era stato era apparso debole sul trono, travolto dal destino, dalla fatalità. Colui che era stato schernito come un incosciente, mentre egli subiva una catastrofe creata da mille cause incoscienti. Questo povero re, questo povero giovane che non era stato felice un anno, ha lasciato che tutti i dolori umani penetrassero in lui, senza lamentarsi. Ed ha preso la via dell'esilio e vi è restato 34 anni, senza che mai nulla si potesse dire contro di lui. Impoverito, senza padre, egli ha piegato la sua testa sotto la bufera e la sua rassegnazione ha assunto un carattere di muto eroismo. Galantuomo come uomo e gentiluomo come principe. Ecco il ritratto di Don Francesco di Borbone, dal re di Napoli, di Matilde Serano. A me forse una vita pure buona,
Credete, guerra, poi alla fine non si è fatta poco. Si è fatta poco mesi di guerra. Perché roba così non funzionava. Tu sti che tutti i giorni qua, che vendita, che li fosse, finché di giorno partiva l'ordine che si veniva a fare attacchi. Quando si veniva a fare attacchi, uno lo sapeva subito. Perché passavano i cucinieri e li fusta da Marsala. Voi chiamo prima Marsala, ma non era la Marsala che si trovava oggi. Chissà che ci stava, vedete. Passavano queste fuste di cose che lo potevi togliere quando ti pareva, non diceva niente a nessuno. In data cosa, i carabinieri che si mettevano vicino alla scena della trincea. Perché intanto, quando arrivava l'ordine che teneva scena, usciva fuori, a rischio che ti sparavano fuori, o ti sparavano subito l'occhio in tacere. In giorno a Cifu, passando i cucinieri, che li passava e io venivo a dire a guardare, noi stiamo a morire paura. Ma bevevo due capetti sani, che la roba, in maretta e capo, maretta e capo, me strumento. Quando partette l'ordine, i passivo di corsa a mese carabinieri, qua c'è il regno, perché io tenevo più paura che non sparavano i carabinieri che non sparavano gli annazzi. Io correva la Lugnese, non lo sa, a un certo punto, quando mi sembrava che sentivano a botte in cima agli ammetti, io non mi ricordo più niente. Quando mi sono svegliato ero prigioniero. Essere prigioniero con me, essere prigioniero non c'è troppo piglio. Però era sempre un'idea di stare in una trincea. Starimo l'ombra, io va fritto, te ne arrivo un po' a mangiare. Quando sei prigioniero, stai a pensare a te. E ci stava una signora anziana che ogni tanto veniva e ci portava qualcosa a mangiare, ci portava una coperta, ci portava qualcosa per vestire. E sta signora, ma cosa è strana? Era anziano, e parlava napoletano. Parlava napoletano, ma una napoletana antica, una napoletana che era sentita da Guaglione, una volta a una pesceriola che veniva ai mercati, napoletana stretta, da dove non si parla più. E questa napoletana gli parlava che gli accende tedesco. In io, questa signora si è fermata pure a parlare con me. Ma domandate, da dove siete? Da dove era? Il marito, alle tempere nomade, il luogo era la regina. Ma io non so dire niente. Poi domandando, alla fine sono capito che quello là era davvero Maria Sofia, la regina. Era stata la regina, alla parte nostra, prima, alle tempere nomade. E niente. Poi è finita la guerra, ne è passata gli anni, non è fatta nada la guerra, perché dice la guerra non piace a nessuno, però chissà perché lo fanno sempre. E poi, proprio quelli che parlano sempre di pace, alla fine sono quelli che appicciano i fuochi e fanno nada guerra. Poi ne è passata gli anni, mi sono fatto vietti, e certe volte dice, penso, questo mondo è cagnato, pare meglio, ma chissà se è meglio davvero, il mondo d'oggi o il mondo di una volta, quando pure una regina si fermava a parlare con un povero ignorante come a me. Per liquidare i popoli
privati della memoria, distruggono i loro libri, la loro cultura, la loro storia. E qualcun altro scrive loro altri libri, li fornisce di un'altra cultura, inventa per loro un'altra storia. Dopodiché il popolo comincia lentamente a dimenticare quello che è e quello che è stato. E intorno il mondo lo dimentica ancora più in fretta. Milan Kundera, il libro del riso e dell'oblio. La verità è l'unica carità concessa alla storia. La verità va detta con l'intenzione di pacificare, non di esaltare il conflitto, di riconciliare chi ascolta con la realtà dei fatti avvenuti, non innescare scontri dialettici, ma va detta. Jacques Cretinot. Thank you.